E bentornati ragazzi, io sono Fablinker e oggi siamo qua con un prova e fuggi per provare insieme De Deliverance The Moon, un titolo molto molto interessante che è uscito sul servizio Plus e volevo provarlo insieme a voi. Allora, lingua parlata, un attimo, a 10 va bene, avanzate grafica performance. Gameplay, non c'è lingua parlata italiano, c'è solo inglese, sottotitoli on, chiaramente sì. Allora, nuova partita. Andiamo ad iniziare questa avventura. Potrà diventare una serie? Vedremo. The blackout caused global turmoil, which ultimately led to the closure of the World Space Agency 1 year later. In other news, the recent formation of the largest dust storm on record has prompted climatologists to readjust their forecast of the equatorial desert's growth rate. As a result of the new storm, the desert could soon cover 30% of the globe's landmass. Sembra sia un futuro abbastanza distruttivo. Allora, esaminiamo. Moonman, sempre più lontano. Un astronauta coraggioso si avventura sulla Luna. La sua missione è esplorare l'espansione sulla Luna e svelarne i misteri. Ok. Si può. Ah, anche dietro. Vabbè, è sempre la stessa cosa. E niente, che se fa? L'unica cosa che io, se posso, mi... I comandi, sensibilità, farei massimale in tutto perché è veramente troppo lento. Oh, così può andare. Così può andare finalmente. Allora, sequenza di lancio, progetto del modulo di comando. Siamo nel 2056. Ok, c'è altro? Questa è la radio, vabbè, non ci interessa, al momento. Esamina. L'AMPT trasmette energia dalla Luna alla Terra. Ok. Apriamo questo. Prendiamo tutta la tuta perché mi sa che dobbiamo uscire. Questo vago sospetto. Ma è bellissima questa cosa che cambia la visuale. Benvenuto. Conferma contatto. Ok. Ok, dobbiamo preparare il razzo prima che... Ok, entra nella piattaforma di lancio di Fezenkov. Ok, non posso fare nient'altro. Ah, questo è l'astrodispositivo. Usciamo. 5 anni dopo il blackout, 2059. Alzo un po' il volume. Ah, si può anche correre, fortunatamente. Scansiona. Cos'è? Parabola della rete, creata da Isaac Johnson. L'AMPT trasmetteva energia dalla Luna alla Terra attraverso una rete di parabole satellitari. Dalla scomparsa di Isaac durante il blackout del 2054, Claire Johansson ha studiato da vicino il lavoro di suo padre per prepararsi alla missione Fortuna. Beh, il nome è quantomeno interessante. Qua non c'è niente, sembrerebbe. E ok. Procediamo. Ah, scatta con L2? Ma però va bene anche con L3. Boh, vabbè. A me scattava anche con L3. Cos'è questo posto? La fine dell'era dei fidi.
Questa è la cabina di qualcuno, immagino. Così a vuoto. Scansiona. La perdita di una madre. Elizabeth aveva mantenuto unita la famiglia Johansson dopo che suo marito Isaac era stato assunto come membro del consiglio lunare. Dopo la sua morte, Claire si era presa cura di sua sorella Katie, prima che venisse trasportata sulla Luna per vivere con Isaac. Sia Isaac che Katie non si sono più visti da Blackout. Quindi diciamo che questo posto è abbandonato. Mi sembra di capire. Qua non ci posso andare, vero? No. Di qua non c'è nulla. Scansiona. Allora, monumento allo Sputnik. L'impianto era rimasto abbandonato fino all'arrivo del Team Fortuna, che l'ha reso la base operativa dopo i blackout, e ha iniziato i preparativi per l'ultima missione nello spazio dell'umanità. Il cartello dice verso le stelle. Atmosfera comunque veramente molto molto figa, molto bella. Chiamiamo l'ascensore che... Benissimo. Perfetto. Se questo è l'inizio, pensate la fine. Quindi che si fa? C'è la scala. Vabbè, andiamo sulla scala. Se questa fortuna che doveva essere la missione Fortuna, appunto, Fortuna. Si chiamava Sfortuna, era un macello. Ok, possiamo scendere in teoria. Anche se c'è scritto sali, ma noi scendiamo. Vediamo se anche questo si rompe. Spero di no, perché sarebbe veramente un disastro. The control center is located on the top floor. There you can prime the rocket for launch. Va bene. It's been 5 years since we last received a microwave power transmission from the lunar colony. At first, no one believed it would be possible to transmit energy from the moon back to Earth. But the WSA proved the skeptics wrong. Just like you will. When you get the MPT back online. Quindi spetta a me fare questa cosa. Non c'è nessun altro, tra l'altro. Sono da sola, io? Domanda. Io non so il codice. Comunque chiaramente è un riferimento alla NASA, perché cioè, è molto palese. E per trovare il codice? 3548, ok. 3548. Proviamo. 3548. No, ho sbagliato. 3. Perché non prende i numeri? 3548. Oh. Tira. Ho un po' di luce finalmente. In questo buio totale ci voleva. This building once functioned as part of the WSA, but it's been our home for many years now. I still can't believe you'll be leaving here for good soon. The desertification of this whole region won't take long after the storm passes through. Quindi diciamo che questa è l'ultima missione per andarcene via da questo posto, perché a breve diventerà una tempesta di sabbia. Quindi spazzerà via tutto quanto, si presume. Ingrandisci. Cos'è? Stabilimento di ricerca di Huygens. 2048. Quindi tipo è abbastanza vecchiotto, a circa 11 anni. Scansioniamo. Allora, Fortuna, determinata a scoprire la verità su Blackout 2054 e a ripristinare la connessione della MPT, Maria Gonzalez ha creato il Team Fortuna dalle ceneri della USA.
A partire dal 2055 il team di Maria sta lavorando in segreto alla propria missione. Ah. Questo cosa sarebbe invece? L'unità ASE rotta di Maria, una dei pochi sopravvissuti del malfunzionamento del generatore di ibernazione di Huygens del 2048, Maria ha portato con sé sulla Terra la sua unità ASE danneggiata. Spera di riuscire a riparare la sua ASE per ripristinare le registrazioni olografiche raccolte dal dispositivo durante il periodo trascorso nello stabilimento di ricerca di Huygens. Cara Sara. 5 anni fa questo comunque. Ah, parla della ASE, ok. Di quello che stavamo vedendo prima, in poche parole. Questo cos'è? Antidepressivi. Brutta roba. In memoria. Che nessuna delle vittime di quel giorno venga dimenticata. È stato un macello quel giorno, da quanto si può capire. Allora. Ok, qui non c'è niente. Qui nemmeno. L'unica. E come cavolo faccio? Ah, devo spostare, ok, no, perché non. In modo che io possa passare. Torcia, ce l'avevo già, però vabbè. È che non l'avevo neanche spenta in realtà. Mi ero praticamente dimenticato di avercela accesa, ma questo è un piccolo dettaglio ininfluente. Saliamo, saliamo. Questa è la mensa. Immagino. Questa non si apre sicuramente, infatti no. Qua non c'è un bel nulla. Cos'è? Bear Pong. Ah, ok. Va bene. Fortuna 1 è partita, grazie a tutti. Esamina. Avviso di evacuazione. Ok. Ascolta. Once he set his mind to something, I could never convince him either. You're just as stubborn as your father. Probably the only thing we have in common. I just don't understand why he didn't restore the MPT connection. He invented the damn thing. And now it's just us. No one else is even trying. If we fail... Remember what I told you. If it can be done, then we're going to do it. That's all we have to focus on. Go over your notes. Join us when you're ready. All right. Ok, abbiamo ascoltato tutto quanto. Di qua non si può andare. L'unica è andare avanti per di qua. Cos'è? Il razzo di Claire. Assunta subito dopo aver terminato l'università, Claire ha progettato il razzo Taurus 5 per la missione Fortuna. Claire era desiderosa di unirsi al team per scoprire il destino di suo padre e sua sorella sulla Luna dopo il blackout del 2054. Esaminiamo. Ah, qui è quando il padre ha ottenuto la custodia della figlia, in poche parole, perché la madre purtroppo era deceduta. Quindi fai diverso in poche parole, cioè.
Ahimè, ahimè, ahimè. The rocket ready to launch as fast as possible. Sì, ma calma. One second. Non ti agitare. Qua c'è qualcosa? No. Volevo guardarmi un po' attorno, ma mi sa che non c'è niente. L'unica cosa che possiamo fare è andare avanti. Proviamo a riavviare. Ottimo. Veramente ottimo. Obiettivo. Prepara la sequenza di lancio. Devo chiudere entrambe le valvole. Ah, ok. Devo andarci a piedi praticamente. Tanti auguri, insomma. E il tempo è sempre meno. Questa cosa è ottima. Sali su. Sali, sali, sali. Vediamo queste valvole. E ok. E questa è fatta. Ma se chiamo l'ascensore? Domanda. Poi facciamo anche l'altra. Ottimo. Beh, ma salta, no? Ce la fai se vuoi, ce la fai, su. Come faccio? Ho paura a scoprirlo. Mi sa che devo per forza passare da qua sotto. Già che il tempo è poco. Poi se ci mettiamo anche a fa cose in generale. Ma qua dove ero prima? Ah, ma sono un pirla. Se porto la scala su, posso riuscire ad arrivarci. Anche se in realtà la scala non serviva perché bastava un attimo saltare e ci arrivavi, però. Voglio essere gentile con te, mia amica. Ah, ma la pila si può scaricare, ho visto ora. Non pensavo. Giriamola tutta a destra. Così un po' troppo. Ok, dovrei farcela. E anche questa è andata bene. Io in teoria avrei fatto. Ok. Lanciamo questo razzo anche se dubito che andrà tutto bene. Non so perché, ma ho questo sentore. Ho paura che non andrà tutto benissimo. Questo piccolo timore. Il razzo è pronto. E cosa devo fare? Dimmi cosa devo fare. Ah, devo andarci a piedi? Ma che, davvero? Non lo sapevo io. È tardi, vero? È tardi, mi sa. Ora che sia troppo tardi. Corri!
Non ce la farò mai. Troppo tardi sono partito, troppo tardi, troppo tardi. Non avevo capito subito io cosa dovevo fare. Scusa, non mi era chiaro. Veloce. Vabbè, pure le scale. Ah, ok. Ce la faccio. Ce la faccio. Pensavo che le scale fossero contemplate nel tempo. Online. We're nearly there. It's just like your training. You can do this. Initiate launch procedure. Ground launch sequencer started. Orbital access arm retracting. Io non so fare in realtà. Ok. A1, A3, B3, B4. Ok, 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 ok. Adesso. Ottimo. Ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Consumo di idrogeno. Dai, dai. Tira. Vai, andiamo. E vai. Ce la si è fatta? Speriamo. Ho comunque un po' di timore, eh. Aiuto? C'è qualcuno? Sto andando bene? Qualcuno mi dica qualcosa per cortesia. Oh, ce l'ho fatta. E mo? Mo che si fa? T5. Cos'è il T5? Guarda che bello. È molto futuristico questo gioco, eh. We could recover, rebuild, and most of all, start thinking about a future. You'll need to find the MPT transmitter at the Pearson Space Station. From there, the power signal was relayed to Earth. This was the final link in the MPT network before the blackout. If there are answers to find, they're at Pearson, Claire. We need to head down to the shelter. These winds are getting bad. Understood. Fortuna 1, this storm is going to jam radio contact. You'll be on your own for a while. Perfetto. Devi? Devi arrangiarti, mi sa. Mi sa che devi arrangiarti. Arresto motore principale. Allora. Pronto per l'ascensione. Vamos. Vamos. Gioco interessantissimo comunque. Molto strano ma veramente interessante. Io una serie la farei.
Ditemi voi se siete d'accordo oppure no. Ma è una serie... Non la sottovaluterei, che sembra un gioco molto interessante, molto. Mi ha colpito in questi primi 25 minuti. Mi ha colpito per il suo essere ambiguo, interessante, molto futuristico, ma in maniera molto realistica in realtà, cioè... È interessante. Nient'altro da dire. Voi cosa ne pensate invece? Fatemi sapere, parliamone nei commenti. Io al prossimo salvataggio ovviamente chiuderò il video, poi nel caso andremo avanti. Siamo ancora qua. Allora, ma se volessi caricare, dove mi ricarica? Vabbè, aspettiamo un attimo. Obiettivo. Attracca sulla stazione. Ok. Oh cavolo, devo farlo io? Ce la faccio un miracolo, raga. Ce l'ho fatta? Davvero? Speriamo. A me io questi giochi, film, giochi su questi generi, io li amo tantissimo. Perché a me piace molto lo spazio, cosa c'è dietro. Ground control to Fortuna 1. You must have reached Pierce's space station by now. The storm has severely damaged our instrument, so we can't. Perfetto. Fantastico. But we can detect fluctuations in the end. Almeno, però, insomma. If you can hear this, when you reach the control center, try to find out what's wrong with the MPT connection so you can bring it back online. Good luck up there. Guarda che bello. Ma guarda che bello. Database. Allora, il trasmettitore MPT, uno dei più grandi traguardi di Isaac Johansson, ha trasferito i segnali energetici dalla Luna alla Terra dal 2041 al blackout 2054. Però di qua non c'è niente invece. Salvataggio. Ragazzi, io chiudo qua per il momento. Fatemi sapere cosa ne pensate. Io vi ricordo anche il link in descrizione per supportare il canale. Vi ringrazio ulteriormente e ci becchiamo alla prossima. Ciao ragazzi e alla prossima.